Sì, io Vai. sento, infatti vorrei presentarmi, sono il signor Tromboncino e sono il runner originario della Blindfolded di Metal Gear Solid. E oggi, dato che abbiamo poco tempo, porterò la versione PC Easy Any%, che praticamente non è stata originariamente corsa da me, però diciamo che l'ho reintrodotta io, diciamo. Sono emozionatissimo, spero di non sbagliare niente. Dai, 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 dai. E niente, lascio la parola ai miei commentatori. Sì, Fenu. Stiamo per commentare Tromboncino su Metal Gear Solid Any% Blindfolded a Goof. Davvero? Eh sì. Non ci credo. Non E posso. niente, quindi. Quando te la senti, Trombo, puoi Allora partire. faccio il countdown. Sì? Poi quando parto non voglio sentire più niente nelle cuffie. Ok. Solo il gioco, assolutamente. Se no non si ha da fare questa cosa. Ok, 3, 2, 1, via. I pugnetti per fare movimenti molto precisi. Prima di aspettare l'ascensore, la seconda guardia. Andrà a scovarlo. E quindi, inoltre, è comunque più rischioso affrontarne una seconda. Per cui per ora staremo qui ad aspettare, in modo che la seconda guardia quando fa la ronda non ci becca e poi ci muoveremo. Per iniziare possiamo appunto parlare un attimo di quali sono le strategie che userà Tromb all'interno di questa run. Quindi dicevamo, per le distanze molto lunghe, comunque per navigare la geometria della mappa, utilizzerà il suono di appiattimento sul muro, che è molto distinguibile, in modo da essere sicuro per esempio di essere arrivato a fine stanza, a fine verticalità. Poi utilizzerà appunto i pugni precisi per esempio misurare distanze, che ne so, tipo 5 pugni per muoversi a destra, a sinistra, su altro. Poi utilizzerà il conto dei passi, perché Snake quando cammina fa dei passi, emette un suono e Tromboncino conterà i passi. Non è una cosa affatto semplice, soprattutto per come si muoverà lui, perché si muove come una scheggia. Sembra vedere uno che sta giocando normalmente, davvero. E poi utilizzeremo ancora in generale i suoni di gioco, quindi per esempio i passi delle guardie che si muovono, il suono che fanno altre cose, in modo da capire, diciamo, in alcune zone dove stiamo. Un'altra cosa molto importante è poi il fatto che lui si muova utilizzando i movimenti digitali, quindi il D-pad. Gli permette di muoversi in 8 direzioni. Ecco qua è arrivato l'ascensore. Il movimento a 8 direzioni gli permette appunto di fare movimenti molto molto precisi e di uscire, diciamo, da affiancate del muro in diagonale molto precisamente, come farà ora. Qua preme su sinistra e come vedete appena finisce il muro va dritto in diagonale, entra nell'ascensore. Un'altra cosa molto importante che utilizzerà sono le hotkey, che sono un'esclusiva della versione PC, che consentono di equipaggiare un'arma immediatamente, ce n'è una per arma. Poi ne parleremo dopo. Allora, qui siamo nell'eliporto e adesso recupererà la SOCOM che ci servirà dopo per fare il Boba Skip. Che vedremo dopo. Cioè, come vedete. Ok, si riallinea. Come in attesa. Ok? Ah, perché sui bordi. Ok. Mamma mia, cioè come Sì, avete è visto il molto movimento è preciso. molto molto preciso. Lui lo sta facendo contando i passi. Qua sfrutta il fatto che ci sia la cutscene della telecamera in maniera che sa che si trova davanti alla vente e può tirare dritto. Adesso dovrà muoversi nel condotto in maniera molto precisa. Quindi conterà in base al suono che sentite. Ogni strofinamento è, diciamo, un passo virtualmente.
Questo gli permette di sentire il movimento. In questo caso dobbiamo dirigerci al tank hangar, Sì, giusto? Tenkanger. Lì dovrà cercare di prendere l'ascensore senza farsi scoprire. Adesso sta seguendo questi topolini che comunque gli danno degli hint. Sì, appunto perché anche i topi emettono dei suoni quando Snake si avvicina e quindi diciamo Tromboncino ha un po' un'indicazione del fatto che stia effettivamente procedendo verso l'uscita di questo condotto, perché i topi ovviamente stanno procedendo verso l'uscita. Degli angoli Qui qua. deve aspettare un attimo perché la guardia c'ha un ciclo ben preciso e deve aspettare che... Ecco. Eccola, sentiamo i passi. Eccola qua. Perfetto. Ora. Ora guardate questo movimento che fa qui. Cioè, guardate, sembra di vedere una persona che sta giocando, cioè, completamente normalmente. Ok. No, ha Si beccato il muro. sta No. riallineando. Ok. No, No, aiuto. forse non ha beccato. Ah, perché è andato Bro. troppo dritto, è andato troppo su. Vento. No, vabbè, va bene, va bene. Non è un problema se veniamo scoperti e se No. perdiamo, se muoiamo comunque, perché Metal Gear Solid offre dei continui infiniti che ci permettono di resettare la stanza, E quindi è poi solo in una questo questione di ripartire. caso si può andare dritti perché la guardia ha un ciclo diverso dopo un continuo. Quindi può andare dritto all'ascensore senza dover Ok, riaspettare prima. eccoci. Prima c'era stato un attimo di... Mamma mia, subito l'ha premuto. Perfetto, Perfetto. siamo all'ascensore, perfetto. Adesso ci dirigiamo al piano B1, che contiene il glitch della versione PC, ovvero il vent glitch, che consiste, come vedremo tra poco, nell'utilizzare un condotto dell'aria per uscire out of bounds. Qua ovviamente l'allineamento è importantissimo, sia dal punto di vista dell'altezza che di... E l'ha fatto sul primo colpo, grandissimo, grandissimo. È bellissimo vedere queste cose. Qua sfrutta le pareti dell'out of bounds per rientrare nella zona di caricamento della porta di livello 6. Ecco, ci sta contando i passi, è entrato, grande, grande. E ci troviamo nella cella. La cella con questo skip ci permette di saltare 30 minuti di gioco, 5-6 boss mi pare, ed è una cosa assurda, esclusiva, no, esclusiva di niente, si può fare in tutte le categorie. Adesso dovremmo aspettare un po', Sì, dovremmo aspettare un po', quindi quindi se c'è spazio, un po' di spazio per c'è un dire po' di qualcosa spazio, volendo. sì. Sì, praticamente ci sono arrivate delle donazioni, quindi ne leggeremo qualcuna. Allora, ci sono arrivate delle donazioni anonime, quindi ringraziamo. Una donazione da 10 euro appunto da un donatore anonimo e un altro anonimo che appunto si è marcato anche con un numero ma che non è tanto rilevante, che ha donato 5 euro. Tengo a ricordarvi che è stata attivata anche la possibilità di diciamo, donare e avere un incentivo nella run di Silent Hill che faremo più tardi e praticamente permetterà di scegliere i costumi e praticamente in quelle particolari di quello di Cynthia e Aileen. Quindi donate, vi ricordo che le donazioni andranno tutte a, diciamo, ad AIRC, che è l'Associazione per la Ricerca del Cancro, e è possibile appunto avere il link con il comando di Twitch, punto esclamativo donazioni, che appunto stiamo per visualizzare. E altrimenti, se volete, preferite anche supportare l'associazione di Italian Speedrun Community. Potete utilizzare anche il comando punto esclamativo merch per acquistare il nostro merchandising. Ovviamente adesso vi lascio di nuovo alla run e spero vi stiate divertendo. Allora, cosa abbiamo visto? Cosa ha fatto Tromboncino? Si è nascosto, diciamo, ha glitchato nel letto e si è nascosto dalla guardia, però si è fatto riscoprire subito, perché in questo caso deve aspettare prima, no? In questo caso è arrivato Otacon e gli sta portando una tessera di livello 6 e il ketchup, tra un po'. E se non avesse fatto questa cosa di farsi scoprire dalla guardia, basilarmente la guardia si sarebbe addormentata e avremmo perso un sacco di tempo. Esatto. Qua Ocelot ci ha chiamato la tortura, a cui noi eviteremo per andare più veloci, semplicemente. E
Quindi ci dispiace, Meryl, ma Otacon best friend. Allora, qua tra l'altro una piccola citazione, un piccolo trivia. Praticamente prima quando diamo dei pugni, esatto, praticamente possiamo cancellare l'animazione di starnuto della guardia. La guardia dirà "Shut up in there, Willia". Però suona un po' come William e volevo sfruttare questa cosa per citare il nostro cugino, un altro cugino di nome William, che appunto quando eravamo molto piccoli ci ha fatto scoprire Metal Gear Solid, Legacy of Kain Soul River, quindi ci ha un po' iniziato lui a tutto questo, quindi ci sta anche citarlo, diciamo l'origine del meme di queste run. Lui è ancora qua, stiamo aspettando Otacon. Ecco, Johnny deve andare in bagno, ci dispiace anche per il Johnny. Momento ideale adesso, se qualcuno deve venire a portarci del ketchup. Esatto, quando la guardia è in bagno, che tra l'altro la guardia entra nel bagno, però sta completamente ferma in piedi, cioè non usa il bagno. Invece Otacon appare dal nulla, ecco, infatti adesso vedremo spawnare Otacon. Che apparirà per un frame e poi diventerà invisibile. Ecco, è apparso. Otacon arriva per consegnarci due cose. La scheda di livello 6, necessaria per uscire da quest'area, e il ketchup che utilizzeremo tra poco. È molto importante non aspettare che Otacon arrivi per consegnarci queste cose, perché noi potremo uscire dalla cella anche senza Otacon, anche senza il ketchup, utilizzando il lettino prima. Però senza la scheda di livello 6 rimarremo soft locati in quest'area e quindi è necessario comunque aspettarlo. Per cui abbiamo perso potenzialmente un po' di tempo, però ovviamente c'era da fare, perché altrimenti non si poteva. Grazie. Qua Johnny ci becca. Grazie al ketchup che ci ha portato Otacon abbiamo finto di essere morti, in modo che la guardia pensasse che eravamo morti, e allora è venuta a controllare come stavamo e... Tra l'altro lì quando Tromboncino si alza fa sempre paurissima, perché lui usa un audio cue di quando venne aperta la porta, sì. Però si alza prima che la porta venga aperta e quindi c'è sempre il potenziale rischio che praticamente venga Johnny lo becca prima e quindi poi non funzioni. Adesso si va a recuperare il PSG1, fondamentale per l'Any%, non solo per l'Any%, ma... soprattutto per l'Any%, perché ci permette nella versione PC di fare il GME, cioè il God Mod. Ci sono due tipi di God Mod e adesso ne vedremo subito una. Sì, vedremo adesso recupera il PSG1. Dovremmo entrare nella stanza, è un po', non è semplicissimo. Qua usa il suono della razione, provando a utilizzare dal menu per capire su che oggetto si trova, perché gli oggetti dell'inventario degli oggetti sono sempre costanti, quindi può capire bene. Ok, qua equipaggia la razione per stare safe, però God Mode non l'ha attivato. Non ho usato il God Mode. Ah, attento. Forse siamo un attimo persi. Okay. Adesso deve andare nella porta per ricaricare l'aria e far sparire l'allerta. Ah, l'ha mancata. Va bene. Va bene. Resettiamo la stanza. Come dicevamo, Metal Gear Solid offre dei continui infiniti che resettano totalmente il ciclo della stanza delle guardie, per cui facciamo un retry per avere un ciclo pulito. Comunque questo, ovviamente... tutta questa sequenza non è affatto facile, perché bisogna avvicinarsi alla guardia nella posizione a distanza corretta, fare una combo di pugno-pugno-calcio per buttarla giù senza venire scoperti. E senza finire nel buco. Senza finire nel buco, esatto, come ha fatto ora per resettare. Non è affatto semplice, ovviamente. Utilizza appunto le distanze. Ok, è entrato. SG1, però non attiva la God Mode.
Voglio fare 3 yard. Buono, dai, dai. Ok, perfetto. Entrato, perfetto, perfetto. Entrato nella stanza di Ocelot, recupera boss fight di Ocelot, recupera le munizioni. In questa maniera lo stato d'allerta si resetta, per cui potrà raggiungere l'ascensore e attivarlo, perché durante l'allerta l'ascensore non si può interagire con l'ascensore, quindi è necessario resettare lo stato di allerta per poterlo fare. Perfetto, ottimo. Torniamo al Tenkhanger. Allora, possiamo sfruttare questa parte per spiegare un attimo il God Mode, anche se non l'ha utilizzato. Adesso vediamo se lo utilizza un attimo sulle mini Claymore. Ho il dubbio che... Claye, non lo so. Quanto sono belle le mine Claye. Forse la God Mode non... Forse non c'è un hotkey che non torna. Comunque qua attraversa la distesa di neve, un punto abbastanza dritto, diciamo. Qua ci sarebbe stata il combattimento col carro armato, però ovviamente, dato che abbiamo spostato i progressi del gioco dopo la tortura, non è lì già distrutto, non so chi l'abbia distrutto. Adesso siamo nel deposito delle testate nucleari, e qui lo stesso ci sono dei cicli delle guardie ben precisi, e quindi si muoverà, diciamo, per aggirare queste guardie. Se le guardie ci scoprono in questa stanza, a differenza di altre stanze, questa stanza si chiuderà e si riempirà di gas, quindi portandoci per forza alla morte. E quindi è meglio non farsi scoprire in questo caso. Esatto, bisogna, diciamo che il ciclo di movimento delle guardie è abbastanza stretto, abbastanza preciso, quindi bisogna muoversi con tanta precisione, come sta facendo in questo momento. Cioè, rileniamo sempre al muro vicino all'ascensore per dare i pugni e andare precisi sul diciamo pulsante interazione, perché sì, tutti i pulsanti interazione presenti all'interno del gioco, per esempio quello degli ascensori, ma anche altri, sono molto molto precisi, quindi diciamo è giusto allinearsi coi pugni. Ok, qui diciamo il gioco crede che abbiamo battuto Psycho Mantis, anche se non l'abbiamo fatto, quindi ci dà il boost della vita. E in questo gioco ci sono dei level up, ogni boss che sconfiggi ti dà un level up che aumenta il numero di munizioni che puoi portare, ti permette di utilizzare armi nuove. Se avete notato, prima le claymore erano a zero di capacità massima, anche se in realtà... Ok, qua ho usato il God Mode, per un attimo mi stavo preoccupando che non stesse funzionando, perfetto. Praticamente la God Mode è un glitch che funziona solo sulla versione PC grazie alle hotkey. E, diciamo, ne esistono due varianti, la God Mode base, che permette di ottenere invincibilità, e la God Mode Plus, possiamo chiamare, che permette di non far collidere Snake con i trigger di eventi, per esempio quelli del cambio stanza. Infatti in questo modo è riuscito ad andare out of bounds da queste stanze, quindi tagliare facendo il giro largo. Ecco, qui il tromboncino ha equipaggiato la SOCOM perché deve fare il Boba Skip, lo skip famoso che ci permette di saltare, diciamo, la discesa con la fune dalla torre. Esatto, equipaggia le razioni perché questo è un skip molto molto RNG. In cosa consiste? Consiste nel posizionare Snake davanti alla porta congelata, sul bordo sinistro, con un angolo molto preciso. Per poterlo fare, Tromboncino userà la SOCOM, che è una delle varianti di questo skip, perché ovviamente posizionarsi usando le visual cue non è affatto possibile in una blindfolded. Tuttavia l'RNG è dovuto al fatto che quando Snake viene colpito, se l'animazione che becca il danno è quella errata, ce ne possono essere due, non passerà la porta. In quel momento dovrà riposizionarsi molto velocemente, perché il tempo è molto stretto, in maniera da venire colpito di nuovo dalle guardie, sperando di beccare l'angolo.
il danno, so, più che altro. Qua le guardie non ci sono d'aiuto. Abbiamo finito munizioni da soco, ma non è importante. Proviamo a rispostarle calciandole. Come vi dicevo, è molto, molto, molto difficile questo. Sì, ma poi le guardie si rialzano subito in questo. Ok, beh, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Grande. Ci ha messo anche relativamente poco. Allora, il problema del farlo così, calciando le guardie, è che quando le guardie arrivano fresche, diciamo, si mettono già nella posizione pulita in modo che l'angolo della SOCOM punti nella maniera corretta, nella direzione corretta. Quando invece vengono calciate, tendono un po' a spostarsi, quindi capita che magari si disallineano, solo che il tromboncino non può saperlo. E quindi è un po' RNG, un po' tanto RNG, però ci ha messo relativamente poco, molto bene. Qui ci sta... Ecco, sì, qua sentire un codec. Un piccolo codec in cui Snake spera che tutti si stiano divertendo spettacolo. A guardare questa run. Quindi spero vi state divertendo. E niente, qua ancora God Mode Plus per saltare, appunto. Ha fatto anche il lean. Mamma mia. Madonna, questa è alta qualità. Questo è il lean che ci permette di praticamente saltare. Evitare il colpo che ci dà Wolf, però è molto preciso perché dipende dalla distanza. Qua cos'è che ha fatto Feno? Qui ha fatto il God Mode e poi ha fatto lo Shuffle. Lo Shuffle è basilarmente mashare due hotkey delle armi che mantiene il momentum di Snake del movimento e ci permette in God Mode di passare il muro invisibile o la barriera. Da cui Sniper Wolf, diciamo, ci tiene lontani da lei. Ecco, sì. Poi qua praticamente ha usato di nuovo il God Mode Plus o God Mode 2 per diciamo non far caricare certe collisioni in maniera da scendere prima nella stanza. Qui con una fight con le guardie molto, molto difficile comunque da fare blindfolded. Non è... Ok, buono. Ora queste fasi del montacarichi sono un po' vuote. Però ci stiamo avvicinando. No, non ci stiamo ancora avvicinando. Quindi se c'è qualcosa da leggere, prego. Certo, c'è qualcosa da leggere. Sono arrivate altre donazioni nel frattempo. Quindi sono state due donazioni con un prefisso che si chiama Nargacut e Nargaslu. Nargacut appunto ha donato 5 euro, scusatemi. Mentre Nargaslu ha donato sempre 5 euro con un messaggio. Il suo messaggio è stato: donate per il Doomicorn, così mio padre potrà sbudellare i demoni con il potere dell'amicizia. Non so cosa significhi, però accettiamo volentieri la donazione. Tenevo anche a ricordarvi che tra poche ci sarà la run di Hogs of War e c'è un incentivo al riguardo che permetterà di scegliere il nome dei maiali che praticamente faranno parte della vostra squadra. Quindi se volete fate la donazione, scegliete questo incentivo. E qua non l'abbiamo commentato, ma si è visto, ha fatto un movimento bellissimo per arrivare all'interruttore del montacarichi senza dover posizionarsi con i singoli pugni. Ecco. E ora ci avviciniamo da Raven, il primo boss di questa run, anche se non è normale che lo sia. No, per niente. Diciamo la parte difficile di questa boss fight è la posizione, perché bisogna posizionarsi correttamente in maniera che le granate che gli lanceremo facciano il danno pieno. Qua useremo il God Mode, sì, gli staremo davanti, quindi non prenderemo danno. Vediamo se fanno danno pieno. Sì. Danno pieno, sì? Sì, danno buono, pieno. Buono, quindi siamo in una posizione corretta. Dato che siamo in God Mode e Raven ci spara ma non ci fa niente. E poi ha anche un buon numero di granate, quindi a prescindere dovrebbe riuscirci. È bello, bello pienotto. Sì, come potete intuire qua Tromboncino sta contando un timing per appunto tirare le granate molto precisamente. Sì, perché buono. Raven ha dei diciamo invincibility frame. Quindi ci tocca contare fra una granata e l'altra, perché sennò non gli fai nessun danno. Cioè, se tu gli lanci tutte le granate che hai subito, non gli fai niente. Invece, contando, riesci.
qui sale per recuperare le munizioni dello Stinger che ci serviranno per battere il Rex. Esatto. E sta attento a non acchiappare il cercamine, perché sennò causerebbe un problema nel menuing degli oggetti. Esatto, non prendete il cercamine, perché come dicevo gli oggetti nell'inventario hanno un ordine preciso. Che è successo? Vabbè, niente. Tutto ok, tutto a posto. Gli oggetti nell'inventario hanno un ordine preciso, quindi immaginate che inserire un ulteriore oggetto ovviamente causerebbe una maggiore difficoltà nel capire quale oggetto dell'inventario appunto sta equipaggiando. Invece per le armi, tornando alle armi, dato che ci sono le hotkey che Tromboncino ha mappato sul controller che sta utilizzando, le armi le potrà equipaggiare direttamente con le hotkey, senza stare a pensare a navigare il menu delle armi, che è una delle cose più rognose e difficili da imparare, più impegnative. Quindi qua altra god mode, perché tra poco arriva una guardia. Ci stiamo dirigendo alla sala di comando, in cui ci saranno i codi, diciamo, dei pilastri in cui si possono inserire dei computer, dei laptop, sì, in cui si può inserire una scheda per praticamente disattivare, no? Il Metal Gear. Qui importante, perché sta andando avanti e indietro dalle scale, perché non so se avete visto la run che ho fatto nella versione autunnale di Goof. Io farmavo le allerte all'inizio nel dock, invece lui le farma qui, perché ovviamente essendo blindfolded aveva bisogno di essere sicuro di raggiungere almeno un certo tot di allerte per far spawnare la tessera PAL nel canale invece che farla mangiare dal topo. Esatto, per pilotare lo spawn appunto della scheda PAL serve accumulare più di 10 allerte, in maniera appunto che non sia il topo ad averla mangiata, perché il topo è molto, molto RNG, può spawnare in punti diversi, si muove attraverso la mappa, segue un suo percorso, però ovviamente con la benda è davvero 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 impossibile, potremmo dire, seguirlo. Allora, quindi ci sono dei punti in cui ti puoi mettere per prenderlo anche da blindfolded, ma sarebbe folle, sì, e quindi sì, è meglio pilotare l'RNG. Ci mettiamo molto meno tempo, è più sicuro. Sì, l'unica cosa è che nel canale la posizione della tessera è RNG anch'essa, okay, e quindi dovrà raccogliere gli oggetti nel canale. In questo caso ha raccolto la bomba e adesso ha chiamato Master per chiedere se, diciamo, aveva recuperato la chiave. Perché Master ha una conversazione codec differente a seconda che Snake abbia trovato la chiave o meno. Indora ha trovato la chiave, chiamerà Master. Ci dice che abbiamo recuperato la chiave, quindi sa che abbiamo recuperato la chiave. Qua lancia la bomba. Grande, la beccata, ok. Perché la bomba, se non siamo in God Mode, quando esplode ci fa direttamente fuori. Quindi sì, one è shot. Giusto. Che qua, dato che ha preso i colpi dalla telecamera, prontamente rimesso alla God Mode per stare un po' più sicuro. E ora ci dirigiamo di nuovo alla sala di comando. Perché ci dirigiamo alla sala di comando? Perché per disattivare il Metal Gear è necessario praticamente inserire la scheda PAL tre volte in tre laptop diversi. In particolare, quella che abbiamo adesso è di colore giallo e corrisponde alla temperatura ambiente. Successivamente invece dovremmo andare prima a raffreddarla per poi tornare qui e reinserirla nel secondo laptop e poi a riscaldarla per ok ci siamo per sempre per riscaldarla, quindi portare un'altra temperatura e poterla inserire nel terzo laptop. Fa sì, God Mode perché c'è la guardia. Adesso una cosa che farà, predico il futuro, appena salirà le scalette equipaggerà lo Stinger e sparerà le telecamere. Vediamo se hai predetto il futuro. Hai predetto il futuro, incredibile. Incredibile. Non l'hai mai vista questa run? No, non l'ho mai vista, è la primissima volta in realtà. Però ne sai tantissimo, come funziona? Io c'ho un potere magico, perché ho guardato al di là del buco e ho visto la run. Ok. Come appunto introducevo prima, qua abbiamo inserito la scheda PAL a temperatura ambiente. Ora dobbiamo
dirigerci a raffreddarla. Per raffreddarla utilizzeremo la stanza di Raven, che come avete potuto notare prima è molto blu e molto celeste, molto fredda, e che appunto ci permetterà di congelarla. Tra l'altro è una meccanica bellissima questa. Il fatto che andando in una stanza, aspettando tutto il tempo, la scheda cambi di colore, di forma. Ci sono delle scelte di game design, delle idee davvero... davvero fantastiche in questo sì, gioco. Diciamo che non potendo fare mappe enormi ai tempi, si cercava di riutilizzare il più possibile le stanze. In questo caso lo si fa in maniera molto audace. No, ma tra l'altro io vorrei ricordare una cosa. Noi stiamo commentando la blindfold di Tromboncino come se fosse una run normale. Sì. Perché praticamente, cioè, guarda, si muove in una maniera così pulita, sfruttando i muri, sfruttando il movimento del D-pad, che appunto sembra... Ok, aspetta, oh, ogni volta che dico una cosa, sempre quella virgola. Ok, ok, siamo nella stanza di Raven. Qui deve aspettare 1 minuto e 2 secondi, sicuramente aspetterà un po' di più, però ha la possibilità di ascoltare l'audio, la musica di sottofondo, per capire quando è il momento giusto per uscire dalla stanza. Esatto, si è detto che sente solo l'audio di gioco, è concentratissimo. Direi che ci siamo per beccare l'audio. È molto importante sentire bene l'audio di gioco e stare magari un attimo larghi, perché diciamo, per sapere se la palla ha cambiato di temperatura, una cosa che possiamo fare è equipaggiarla nell'inventario e controllarne il colore. Tuttavia, ovviamente, che Tromboncino è in blindfolded e quindi non è in grado di poterla vedere. In ogni caso, generalmente è una cosa che non si fa, perché i runner si fidano delle loro orecchie. Quindi qua Tromboncino... Di solito okay. I runner, diciamo, non blindfolded utilizzano anche live split per controllare, diciamo, quanti secondi sono in quella stanza e quindi... Dai colpo d'occhio al timer, ti dice ah, 1 minuto e 2 ed esci tranquillo. In questo caso invece è tutta questione di fortuna. No, neanche fortuna, è un po'... Sì, come vedete qua, sempre con queste scale fai pugni. Ma tra l'altro è una cosa... cioè, queste scale sono precisissime come interazione. Infatti sì. Penso sia capitato a tutti giocando di avvicinarsi alla scala, provare a interagire usando il tastazione e poi dare pugni nel vuoto, perché appunto richiede una posizione molto molto precisa. Credo mi sia successo anche la scorsa maratona a me, e vedevo e lui senza vedere la becca più facilmente. Fantastico. Adesso scopriremo se ha raffreddato la scheda. Esatto, esatto. Questo è il momento catartico. Adesso respawnano sempre. Incrociamo le dita. Ah, perché si sparano quelle telecamere? Perché nel caso ci fosse un'allerta in questa stanza. Ok, è andata. L'ha raffreddata. Se le telecamere ci vedono, la stanza si chiude, la stanza si riempie di gas e anche lì soffochiamo. Quindi no buono. Perfetto, ora purtroppo ci tocca un backtracking incredibile, perché se prima per raffreddarla siamo dovuti tornare semplicemente alla stanza della boss fight con Raven, che si trova comunque relativamente vicino, sono due stanze di distanza, diciamo. In questo caso per riscaldarla dovremo tornare alla fornace. Per tornare alla fornace dovremo rifarci... Quanti sono? 2 montacarichi? Mi pare. Sì, sono 2 montacarichi. Quello di Raven. Poi c'è quello con la telecamera. Sì. E poi si torna alla fornace. Ok, sì, quindi diciamo che ci impiegheremo un po' di tempo. La strada più o meno è sempre la stessa. Ovviamente Tromboncino ha memorizzato molto molto bene. Nel frattempo continua a recuperare i missili Stinger che ci serviranno successivamente. Si è appoggiato. Qui adesso spawnano delle guardie che noi non ci interessano, perché loro fanno gli affari loro, noi facciamo gli affari nostri. Arrivederci. Arrivederci.
fatto. Vabbè, voglio vedere qua come fa. Penso userà la parete, sì. Ok, è andato a occhio. Buono. Buono, buono, buono. Questo è anche un altro degli interruttori, appunto, abbastanza precisi. Per cui deve posizionarsi molto bene. Qui farà il GME. Perché fa il GME? Perché se no ci chiamano. Oltre a slittare. E qui slitta perché un po' ci piace così. Qua sta facendo un po' di pratica con una serie di pugni. Cosa ti ricorda una serie di pugni, Fede? Una serie di pugni la vedremo dopo. Sarà una bella serie di pugni molto particolare. E ci sarà da divertirsi sicuramente perché... Sento il signor Tromboncino che ride e mi viene da ridere anche a me. So perché, forse perché ha chiamato Miller. Vabbè, ma perché forse non ha skippato, non lo so. E fa niente. Sì, 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 sì. Che succede? E qua ancora la God Mode. Qua c'è sempre una telecamera. Io lì sull'angolino. Io direi che mentre prendiamo questo ascensore si può anche lasciare spazio. Sì, lasciamo spazio alle donazioni. Vi ricordo che tutte le donazioni, tutti i ricavati delle donazioni verranno appunto date a AIRC, che è l'Associazione per la Ricerca del Cancro, che appunto da oltre 50 anni è il primo polo privato di finanziamento della ricerca indipendente del cancro in Italia. Inoltre, per chi non lo sapesse, è anche impegnata a diffondere l'informazione scientifica e promuovere la cultura della prevenzione nelle case, nelle piazze e nelle scuole. Quindi diciamo che donando favorite un'ottima causa. Sono arrivato appunto a due donazioni, la prima da Ico Saidro, mi deve scusare se lo leggerò male il suo nome, ha donato 10 euro, lo ringraziamo, e è arrivata una seconda donazione che è da Ripiz con un sacco di Z ed è indirizzata proprio a Tromboncino, il nostro runner. Ha scritto come messaggio: I'm no donator, never was, never will be, I'm just an old Tromboncino enjoyer. Quindi ringraziamo. La donazione di 2 euro e colgo appunto l'occasione per dirvi che la donazione può essere fatta di qualsiasi importo, anche di pochi centesimi. Diciamo, preferiremo appunto per la ricerca donazioni un po' più corpose, però diciamo, anche se soltanto volete far leggere il vostro commento, volete approfittare appunto per partecipare appunto a queste manifestazioni e comunque supportarle, va bene qualsiasi importo. Quindi ringraziamo i nostri donatori. Ah sì, qua ci troviamo nella fornace, stiamo aspettando appunto che la scheda si riscaldi. Il timer è lo stesso, il raffreddamento. Sì, è uguale, è 1 minuto e 2 secondi per ogni cambio di stato. Infatti non devi mai rimanere fermo dopo che riscaldi o raffreddi la scheda, perché sennò torna a temperatura ambiente. Quindi come il timer come funziona? Ogni volta che cambi stanza il timer si resetta. Quindi, ok. Sì, 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 qua sta riprendendo le distanze un attimo. Ok, okay, a fine montacariche, ci siamo, quasi. Va bene, usciamo e rientriamo per riprendere. Sì. Ovviamente Tromboncino ha preso le distanze, le misure... A partire dagli ingressi delle stanze, no? Soprattutto perché alla fine è quello che farà. E soprattutto e è importante reimpostare la stanza anche per evitare che si raffreddi di nuovo la scheda. Cioè non raffreddi, che torni a temperatura ambiente. Ma perché dici in questa stanza... Non è solo la fornace calda, come solo la stanza ghiacciata e fredda. Quanto tempo passa? 1 minuto e 2 secondi. Se stai in 1 minuto e 2 secondi in una stanza torna a temperatura ambiente? Sì. Sta cosa non la sapevo. Infatti, quante cose si scoprono? Infatti sono tutte stanzette corte che non c'è il tempo materiale per far tornare la scheda a temperatura ambiente, quindi effettivamente si corre. Beh sì, allora difficoltà aggiunta direi in questa blindfolded, perché non può affatto perdere tempo, ma in ogni caso generalmente non... anche qua, mamma, questo è bellissimo questo angolo che lo porta dritto all'interruttore. Generalmente non perde mai tempo perché... Non si ferma mai quando conta i passi, perché
diciamo, molto, molto preciso nei movimenti, sa dove deve andare, sa cosa deve fare. Beh, anche con la vista è bravissimo, diciamo, sì, perché sì, è uno dei migliori runner a livello mondiale su Metal Gear Solid 1, quindi diciamo che abbiamo l'onore di assistere a uno spettacolo, diciamo, abbastanza prestigioso. Vorrei dire, a 38 minuti e 40 secondi, chi è che c'è mai arrivato qua? Boh, non lo so. Io non ci sono mai arrivato. Per di più, no, non blindfolded. No, mai bendato. Ok, siamo tornati a, diciamo, il piano, un piano molto molto basso di questa struttura, che è quello che contiene appunto la stanza di Raven. Che poi ci porterà di poi nuovo. Poi il bello della stanza di Raven è che le guardie cambiano di turnazione. La prima volta che entri passi da un lato, e la seconda volta passi dall'altro. E quindi è bellissimo anche questo, si danno anche il cambio. Ok, quindi siamo tornati. Qua ha fatto. Qua c'è stato un attimo di paura da parte di Trombo, perché si è fermato sopra una botola prima. Hai visto, ha sentito il suono, si è fermato un attimo e poi è ripartito. Ha fatto tipo Willy il coyote. Esatto, sì, sì, sì. Guarda sotto, oh no, 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 corri, corri. Ok, ci stiamo dirigendo a inserire l'ultima scheda. L'ultima scheda, siamo quasi alla fine. Qui si scalda la temperatura, inizio a sentire caldo, non è solo la PAL che si è riscaldata qui. Anche perché le fasi finali di gioco sono, cioè le ultime, dopo l'inserimento dell'ultima scheda, ci sono delle sequenze bellissime all'interno del gioco. E anche alcune, forse le più difficili all'interno di tutta la RAM. Soprattutto da blindfolded, come vedremo dopo, ci sarà una parte in cui l'idea di farla da bendato è proprio da folli. Ok, una chaff per poter andare alla fine senza farsi vedere la telecamera. Equipaggia bene la palchi. Ed eccoci qui. Buono, buono, buono. Lo scontro buono, che stavamo aspettando. Quello contro il gas. Sì, qua praticamente cosa succede? Che noi inseriamo i tre codici per disattivare le tre schede per disattivare il Metal Gear. E Liquid riempie la stanza di gas. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo praticamente chiamare Otacon. Qua basta la musica, forse un po' altina. Va bene. Mazza, fatto, ma comunque, anche il menu. Ma che menu ingaffato? Assurdo. Non l'ho mai visto. Quando la musica di gioco ti dà così fastidio che proprio l'istinto ti guida per abbassarla. Ok, qua scena fantastica. No, qui deve contare da sole. Niente occhiali da sole. Qui tocca contare i pugnetti perché deve posizionarsi in una posizione ben precisa, così. In modo che il Metal Gear non si muova più di tanto e noi possiamo targettarlo in maniera molto facile. Qui ascolta il suono del lock-on del missile. Quando sente il suono, allora spara. Esatto, sì, avvicinarsi così tanto al Metal Gear permette di farlo muovere appunto. Farli fare solo questi due attacchi, quindi è abbastanza buona la fight. Qua c'è Grey Fox, tra l'altro bellissima telecamera. Qua c'è Grey Fox che parla, che ha distrutto il sistema di difesa del Metal Gear, adesso verrà schiacciato da Liquid. E volevo sfruttare questo momento per aggiungere un altro trivia dei cugini della famiglia Vectas e Tromboncino, perché sono tutti cugini assurdi. C'è questo nostro altro cugino, che un giorno ha detto a Tromboncino, quando eravamo piccoli elementari, ha detto: ma lo sai che ho letto che se finisci il gioco 100 volte sblocchi la katana? E Tromboncino cosa ha fatto? Ha finito il gioco 100 volte. La katana non esisteva, non l'ha sbloccata. E quindi niente. Adesso ci troviamo alla seconda fase del Rex. Anche qua un setup di pugnetti, come vedete, per posizionarsi precisamente in un punto, in maniera che Liquid stia fermo con Rex e soprattutto subisca il massimo del danno, perché comunque anche qui se spari decentrato fai meno danno. Dai. Ah,
si è spostato. Si è spostato, vediamo però tornerà in posizione. Sì, torna in posizione dopo. Okay. Infatti vedi? Qua ha preso il lato e non, sì, che... non gli ha fatto il massimo del danno. Però, però noi, quante munizioni abbiamo? Sì, ha preso 21. Tutte quelle preso tutte le munizioni che poteva apposta per evitare problemi. Sì, sì, sì. Buono, 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 bella fight Torres. Ora. Adesso ora abbiamo lo scontro con Liquid. Lo scontro con Liquid, che ovviamente in blindfolded è molto molto più difficile, perché Liquid tenderà a spostarsi in giro e così via. Però no, Tromboncino cosa farà? Tromboncino userà gli input analogici e gli analogici digitali del D-pad per fare un setup e praticamente posizionarsi in un punto preciso. A quel punto colpirà Liquid, lo farà girare e proverà a fare un infinite punch combo. Quindi cosa che non mi è uscita neanche a me nella run che ho fatto, esatto, l'anno scorso. Vediamo, vediamo, lo posiziona, parte l'infinite. E... questo richiede un timing molto preciso. Permette praticamente di terminare lo scontro con Liquid senza che lui si muova. Farlo blindfolded. Veramente mamma folle! Mia! Mamma mia! Oh, ma quanto non vuole tirare il dritto? non ne aveva abbastanza. Non ne aveva abbastanza. Voleva continuare a prenderlo a pugni. L'ha devastato. Non... l'ha distrutto. Non credo tornerà più a farsi vedere Liquid dopo tutti sti cazzotti che ha preso. No. No, ma poi è pure caduto al Metal Gear, scusa. Tutti sti danni che ha preso, non sarà mica d'acciaio sto uomo, no? No, ma non credo. Lo vedremo più. Allora, qua stiamo aspettando che Otacon trovi una Jeep con le chiavi, l'ha trovata. Teniamo questa guardia per non farci sparare. Possiamo salire sulla Jeep. Ora inizia la fase, sequenza più difficile, questa run. In una prima parte, diciamo, è più fattibile, nella seconda si complicheranno. Sì, nella prima le cose. Parte si setappa in maniera precisa, come si fa in qualsiasi run in percent, e darà uno swing, diciamo, di mitraglia per far esplodere i due barili esplosivi. Sì, qua ci saranno dei punti di controllo con delle guardie, con dei barili esplosivi. Ma perché ci sono dei barili esplosivi che ci aiutano a passare questo punto di controllo se le guardie stanno facendo a guardia al punto di controllo? Ma poi soprattutto, se hai battuto il loro capo, perché non se ne tornano a casa? Cioè io dico, potrebbero anche prendersi qualche giorno di ferie. E dici, boh, hanno battuto e ormai è finito tutto, ancora stiamo qui ancora a rischiare. Qua praticamente effetto uno spray facendo avanti, facendo sinistra a destra in modo da assicurarsi di prendere le guardie, perché appunto quando viene sparato, perché non sa dove si trovano, le guardie si muovono ogni tanto. Ok, ottimo. Ma dicevamo, ottimo, abbiamo passato tutti i punti di controllo, possiamo andare alla fine del tunnel, no? No, vabbè, no. Che è successo? No, vabbè, è tornato Liquid. Ancora incredibile. Ma non muore mai sto qua, oh. Lo scontro contro Liquid nell'escape si divide in diverse fasi. In questa prima fase continueremo a fare uno spray mentre Liquid si muoverà a destra e a sinistra fino a che gli faremo un tot di danno. Ok, prima fase passata. Seconda fase lui ci starà dietro e ci caricherà. E qua possiamo stare dritti con lo sparo. Però ogni volta che ci colpirà tenderà a spostare la mira di Snake. Ovviamente Tromboncino non sa dove sta puntando Snake, quindi deve stare attento per... deve provare a riallinearsi. Ok, seconda fase è andata. Terza fase è praticamente identica alla prima. Quindi avremo ancora Liquid che ci insegue facendo destra e sinistra tra le corsie, sorpassandosi da solo. E dovrebbe andare. Sta per iniziare, okay, la fase quarta più fase. Angusta. Questa fase è la più difficile. Praticamente come funziona? Funziona che Tromboncino non ha idea della posizione precisa di Liquid, ma sfrutterà i colpi che gli infligge Liquid, per capire se per esempio si trova alla sua destra, alla sua sinistra o meno, in modo da riposizionarsi. Inoltre qua, praticamente sparando al muro, i proiettili sono arrivati subito al muro, hanno prodotto subito il suono e quindi ha capito che si trovava dalla parte opposta rispetto a Liquid.
Come dicevo, questa è la fase molto, 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 molto difficile. Perché okay. Bisogna basarsi totalmente sulle ODOQ che ci fornisce. In più ci sono questi pilastri che, anche se vedete, anche se ci andiamo sopra, Liquid ostacolano la nostra mira, quindi... Sì, c'è anche da dire che questa fase non è facile nemmeno giocandolo normalmente con gli occhi, perché praticamente l'hitbox di Liquid è un po' poco simpatica, perché sì. Anche se sembra che gli stai sparando, okay. Non lo prendi. Un colpo. Un altro. Due colpi. Praticamente le ODQ le può sentire grazie alla... stando in prima persona, appunto, come vedete che si vede solo la punta dell'arma. Uno mas. Buono, buono, ha passato la fase 4, fase 5 che è molto simile alla 4. Perché abbiamo sempre Liquid a fianco e dobbiamo allinearci con gli ODQ che ci fornisce. Vediamo. Buono, l'ha fatto. Grande escape. Fatto. Bellissimo, bellissimo. Bellissimo. Non ha dovuto nemmeno resettare la stanza. Qua abbiamo i crediti, finito il gioco. Però arriviamo ai crediti. Quando arrivano i crediti, parte il time. Aspetta, Prendo tu, Feno. Ora. Time. Buono, 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 grande, 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 grande. IGT. Ok, ho bisogno di un attimo di aiuto adesso. Sì, sì, vai. Sì, adesso ti svestiamo, un attimo. Andiamo a spogliare il tromboncino. Bellissima run, guardate, 49 minuti. Allora, ci terrei a dire... che all'inizio della run certi trick non mi sono usciti perché non avevo l'hotkey per la SOCOM, quindi ho dovuto improvvisare sul posto. Ah, ecco, infatti eravamo un attimo preoccupati. Sì, cioè, io mi preoccupavo un pochino, vedevo, ma quella God Mode perché non entra? No, okay. Perché non la potevo fare. Sì, sì, non l'ho notato, ho detto, ma aspetta, poi ho visto che hai fatto God Mode 2. Ho detto va bene, sì, perché tutto lì, a posto, lì avevo tutto. Sia granate che chaff, allora lo potevo fare. Okay. E infatti corretto. Wolf 2 l'ho passata così, invece di fare così di solito. Ok, quindi ti aiuto... Dato che devo fare l'incentivo, se mi carichi direttamente il salvataggio faccio quello, se no mi okay. Svestite e faccio io. No, ti carico il salvataggio. Ok. No, devi riavviare il gioco, effettivamente. Okay. Ma è finestra piccola? No, grande. È in full screen? Sì, full screen. Ok, allora vai in load game e carica. Ah, devo cambiare le hotkey però su DS for Windows. Sì, non... No, vabbè, lo faccio senza, dai. Sicuro? Sì, sì, sì. No, effettivamente si può fare senza, però ci metto un attimino di più. Tipo un paio di secondi in più. A posto, no, malissimo, non mi prende i controlli. Quando aspetta, si resetta la run, praticamente, cioè, quando si resetta il gioco, bisogna reimpostare tutti i controlli, quindi mi dovete svestire. È un porto fatto male, insomma. Oh, la luce! No! Questa cosa, Fenu, possiamo sfruttare questo momento? Possiamo sfruttare questo momento? Sì, lo sfruttiamo per... sfruttiamo questo... No, sfruttiamo questo momento, perché la God Mode... Ci siamo dimenticati una cosa molto importante, perché la God Mode consiste nel equipaggiare il PSG1, ok? Subito dopo usare una hotkey di un'altra arma per cancellare l'animazione di Snake che va giù col PSG1 in maniera da praticamente ottenere i frame di invincibilità. Sì. Sfruttiamo questi frame di invincibilità per evitare che ci colpiscano. Nel God Mode Plus, come l'hai definito tu prima, diciamo devi raggiungere uno step in più rispetto alla God Mode 1. La God Mode 1 si fa veloce, basta premere PSG1 e hotkey subito ed è fatta. Invece la 2 devi raggiungere lo stato in cui rimani, diciamo, inginocchiato.
Esatto. Va bene. Allora, quello che sta facendo adesso Tromboncino, un attimo cambiare i controlli in maniera che possa prepararsi all'incentivo. L'incentivo qual è? L'incentivo è battere Sniper Wolf 1 al primo scontro, blindfolded. Incredibile. Incredibile, perché Sniper Wolf si fa col cecchino, no? Cioè devi prendere il cecchino, tra l'altro devi farti un giro assurdo per andare a recuperarlo, perché arrivi qui e ti dicono: "Ah, vuoi battere Sniper Wolf? Ti serve il cecchino che sta 20 minuti indietro." No, non proprio, però più o meno così. E quindi vedremo come l'affronterà, blindfolded. Blindfolded, quindi Con la mano che trema, che sposta la mira del cecchino. come Wolf che ti spara. Ok. Ah. adesso continuo io il discorso del signor Vectas. Praticamente cosa succederà adesso? Tromboncino deve affrontare Sniper Wolf. E come fai ad affrontare un cecchino se non puoi vederlo? Questo lo scopriremo molto presto. A posto. Con la maschera, dai, piuttosto. No, Ah, no, 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 no. ah, se vuoi, giusto, si mette così. No, è che effettivamente io non sono ingegnere. Oh, torna anche il signor Victas. Ok, eccoci di nuovo qua. Allora. Fatto? Sniper, fatto. Sniper, sei davanti al portellone. Sì, se volete mettere un timer, vi do il 3-2-1. Se no, faccio direttamente così. 3. Glitch che ci permette praticamente di far passare un'arma come un'altra, nel senso che venendo colpiti da Wolf, in questo caso dalla barriera, con una sequenza di input, avendo prima il FAMAS, cambiamo il PSG1 e ora noi abbiamo il FAMAS in mano, però in realtà vediamo il PSG1 in basso a destra. Avendo il PSG1, quindi avendo il PSG1 diciamo come slot occupato nell'inventario, riusciamo a passare la barriera di Wolf E dopo e che quindi arrivare passi qua. la barriera, il bello è che Wolf impazzisce, non sa più dove andare, perché Come vedete, guardate come guardate, corre. cioè corre, lei non sa, dice dov'è? Dov'è? Si contrae, si... Ok, quindi qua praticamente ci troviamo in un'altezza precisa in maniera da prendere Wolf sia quando è in piedi, sia quando poi si sdraia. Come vedete qua, praticamente sfruttiamo lo spray del FAMAS. Ok, l'abbiamo presa. Qua purtroppo. Ok, abbiamo finito Non ho le abbastanza munizioni, quindi munizioni del serve FAMAS. Va bene, ricaricare va solo bene, va bene, l'attacco. ricarica. Riesci da solo? Sì, col minimo. Ah, aspetta, aspetta. Nel frattempo Sniper Wolf Sì, continua, vai. lei ci sta cercando, non sa dove siamo, non capisce. Hai caricato quello che ho messo io? Ah, ok. Secondo tentativo. Torniamo al portellone. Ripetiamo il weapons glitch. Prendiamo il danno, vedete? Sequenza di input. Torniamo al PSG1. Possiamo tornare, passare la barriera. Ci avviciniamo verso Wolf. Quando, tra l'altro, cosa particolare? Quando ci appoggiamo un muro, il PSG1 scompare. Non ce l'abbiamo più equipaggiato. Questo nella versione PS1 porterebbe un softlock. Invece nella versione PC stiamo tranquilli perché avendo l'hotkey possiamo forzare di nuovo l'equipaggiamento del PSG1 e quindi evitiamo il softlock, possiamo sfruttare le pareti per misurare le distanze. Qua sequenze di pugni appunto molto precise anche per stare all'altezza corretta. No. Poi si riposiziona. Ok, è vicino, è vicino. Ah, è stato un attimo troppo, quindi non la prende più da sdraiato. Ok. Ok. Ah, non sta più mirando però. Ha perso la prima persona.
Ovviamente non è affatto semplice questa cosa, lo ricordiamo. C'è qualcosa che non quadra. Posso improvvisare, volendo. Posso improvvisare. Dove sei? Ma hai messo quello con 300 e passa munizioni? Ok, vabbè, rimetti quello. No, vabbè, metti quello. No, c'è stato un problemino prima del run originale, dato che non si riusciva a mettere il salvataggio. Abbiamo usato quello di backup con meno munizioni. Insomma, la facciamo più difficile. Facciamo più difficile perché non ci basta. Che sia già difficile di suo. Che qua non siamo riusciti a attivare il weapons glitch, quindi dobbiamo riprendere danno. E qua ci siamo riusciti? No, ha cancellato qualcosa. Forse. Proviamo a ripeterlo di nuovo. Ok, ora dovrebbe... No. Si riconosce qual è il danno fatto da Wolf, okay, e qual siamo. È il danno fatto dalla barriera di Wolf, perché il danno di Wolf è maggiore rispetto al danno della barriera. La barriera fa meno danno. E direte, questa barriera è Wolf che ci spara, ma come fa a spararci se sta mirando da un'altra parte? Questa si chiama barriera invisibile. Esatto. Serie. Quando non ci vogliono far raggiungere qualcosa noi giocatori, noi ci inventiamo sempre qualche stravagante metodo per fregarcene di quello che gli sviluppatori vogliono, perché siamo cattivi ragazzi. Ok. Ok, due colpi già. Buono, buono, e mancano due. Hai? Ah, l'ha mancata per poco. Qui si suda. Alzati, Wolf. No, sono finite le... No. Niente, sono finite di nuovo. Se posso provare personalmente a mettere un altro salvataggio. Vai, mettiamo un altro salvataggio. Qua proprio non ce la facciamo così. Insomma. Non ci vedo assolutamente niente. Chiedo scusa, ma questo è il bello della diretta. Appunto, abbiamo visto che Wolf non è affatto semplice da colpire, perché anche facendo avanti e indietro, no? Destra e sinistra. Perché lei si contorce, continua a muoversi come se fosse impazzita, perché dice, ma come siete finiti qui? Ci ho piazzato la mia barriera magica invisibile. Ragazzi, nel frattempo mi inserisco perché è arrivata un'altra donazione. Arriva dall'onorevole Marco e ci scrive, un saluto a tutti, vi seguo sempre ad ogni evento che trasmettete. Dai, che manca poco ai 1000. Ovviamente, come possiamo vedere dalle donazioni, siamo a 917 euro, manca veramente pochissimo ai 1000. L'onorevole Marco contribuisce con 10 euro, quindi lo ringraziamo. E vi ricordo che tutte queste donazioni, il ricavato andrà appunto all'AIRC, che è l'Associazione per la Ricerca del Cancro, e donando appunto aiuterete questa associazione nel finanziamento della ricerca indipendente sul cancro. Ce l'abbiamo. Finalmente. Allora, dovremmo avere anche... l'ennesimo tentativo, stavolta sarà quello buono perché appunto setup sembra quello giusto, lascio la parola ai commentatori. Sì, ok, abbiamo caricato un altro salvataggio con più munizioni stavolta. Più munizioni, quindi vuol dire... No, i comandi. I comandi. Comandi? Sì, ogni volta che resetti la Reddit devi ribindare tutti i controlli, mi sa. Un attimo, controlliamo i comandi. Oddio.
Tromboncino. Sì. Un ultimo tentativo. Sì, l'ultimo. Questo funziona perché c'ho più munizioni. Okay, per forza. Sì. Sì, il porting di MGS1 è bellissimo. Vai, vai, fai pure così. Tanto sappiamo che non stai guardando. E ripetiamo di nuovo il weapons glitch. E non è andato, lo ripeteremo. Vedi, questo era uno sparo di Wolf, questo era uno sparo da barbiera. Oh. Ok, perfetto. Abbiamo il weapon switch. Ora possiamo passare la barriera. Nel frattempo Wolf ci punta, ma non... Allora, ottimo. Ci riposizioniamo sfruttando le pareti, utilizzando il giusto numero di pugni. Abbiamo preso una volta, dai. 2 3 3 4 Dai, dai, dai. Dai. 5 Al primo tentativo, direi. Al primo tentativo questo. Allora, le cuffie. Scusate, si può dire che l'ho fatto veramente al primo tentativo? No. Primissimo tentativo. Ma primissimo, Ok, io avrei finito. Spero sia piaciuto. Questo era Metal Gear Solid PC Any% Easy, blindfolded, più un piccolo extra che doveva andare decisamente meglio. E, niente, lascio la parola ai miei commentatori se hanno da dire qualcosa, altrimenti vorrei ringraziare tutto lo staff che ha reso tutto questo evento possibile, altrimenti io qua non ci sarei stato. Quindi... lascio la parola a voi. Noi... grazie a Tromboncino per questa bellissima run blindfolded. Sì, diciamo che ha fatto veramente vedere come si gioca a Metal Gear. E quindi ci vediamo tra pochissimo, sì, con uno scambio di divanetti. Rapido, dopo la pubblicità. Se no, se non c'è la pubblicità, perché ci avete l'abbonamento e siete bravissimi. Abbonatevi e sostenete il canale. Allora, ringraziamo tutti, Tromboncino per la run, Vectas e Fenu per il commento. Ci sono stati tante informazioni interessanti. Noi facciamo un'altra piccola pausa e ci prepariamo alla prossima run. Quindi, restate in grado.